Ciao bello, sono Lauridis e siamo nell'analisi repe degli iscritti. Questo è Diobra 74 e Diamante 3 Champion 1, gioca in squadra e vuole consigli sulla rotation. Questo è 2v2, se è 2v2 la rotation sarà molto facile da spiegare. Sì, è 2v2. Allora. E al solito per la qualità del video è quella di YouTube, cioè quella di 720p, quindi quello che vedi tu è quello che vedo io. Allora, in quel momento dovevi subito andartene via. Torniamo un po' indietro. Qui ci sta ad avanzare un po' il passaggio. Non so perché il tuo compagno è avanzato troppo e ha sbagliato il tuo compagno con il posizionamento un pochino. Perché basta stare un po' più dietro e te la poteva passare diretta o tirare, perché probabilmente avrebbe tirato. Appena succede questo, tu già devi cominciare a tornare. Perché se te, tipo la linea del fuorigioco, ovviamente non c'è la moviola nelle partite di calcio, sul tuo compagno, siete tutte e due troppo vicino a questa linea e non va bene. Vabbè, a chi eri vicino alla base di andato ci poteva stare. Anche se l'altro compagno poteva salire. Però va bene, dagli fastidio. Copriti. Qui potevi prenderti il tuo tempo senza rushare così tanto. Un po' di tosse. E il tuo compagno non ho capito perché è dietro di te. Quello era un posizionamento sbagliato da parte sua. E qua è un open net. Perché ancora diamante 3 ci sono le open net. Ricordiamo. Vero è. Ovviamente non è una critica, ma è semplicemente per dire. Perché dovete giocare con la testa. Vabbè che le open net le becchi anche a Champion 3 in 2v2. Capita, è la modalità di gioco. Se giochi aggressivo ti becchi le open. Quindi quello che ho detto è abbastanza inutile. Tuco sfortunato di compagno. Qua avanzare un po' per il passaggio ci sta. Però attento, ecco, questo. Vedi questi movimenti, ti avvicini troppo al tuo compagno. Quindi siete poi in due nella stessa posizione. Per migliorare la rotazione già basta che fai caso a questo. Se siete in due troppo vicini, allora c'è un errore. Qua pure, guarda, uno è sul muro e l'altro è troppo vicino perché si sta avvicinando. Ecco, prendete i gol. Siete troppo vicini. Troppo. Non te lo sei visto il video in cui spiego la bolla? Obra. Guardiamoci il video della bolla e ne riparliamo. Tutti avete una bolla nel campo. Tutti una bolla nel campo. E torna alla macchina. Rispetta quella bolla. Non si va troppo vicino ai compagni. Ecco, per fare il figo non hai preso il boost. Però siccome fare il figo è importante, non ti dico niente. Qua provare il contrasto è rischioso perché il tuo compagno è fuori gioco. Quindi là è meglio che prendi tempo. Ma sei l'ultimo uomo in qualunque modalità di gioco, a parte l'1v1 in cui sei sempre l'ultimo uomo, devi prendere tempo più che challengeare. Cioè il contrasto non è proprio indicato. E rivediamo un attimo che è successo qua perché mi ero distratto. Allora qui fai un brutto tocco. Allora, non dovevi pre-jumpare, anche se l'avversario ha fatto un bel tocco. Un po' a fortuna, perché è rimbalzata perfetta al centro dopo che si è buttato sulla palla in tutti i sentimenti. Però non dovevi pre-jumpare. Se non pre-jumpavi c'era... Ma che è sta tosse? Ce la potevi fare. Guarda, non ti ha preso il salto. Daiko qua ne sa qualcosa, vero Daiko? Stupido Daiko. Non vi vedo tanto sinergici, essere sincero, cioè non vi trovate. Siete troppo vicini, troppo spesso. Se vuoi un consiglio per la battuta, cerca di arrivare alla palla con un po' di boost. Ma che l'hai presa questa? Se arrivi alla palla con un po' di boost, puoi andare più velocemente al boost laterale. Così sei più veloce. Cos'hai combinato?
stavo dicendo, se hai boost, se rimani con un po' di boost quando tocchi il pallone, puoi andare più velocemente verso il pallone. Cioè, verso il boost, Cristo, non so parlare. C'ho pure la tosse e basta. Voglio morire. Vedi qua di nuovo, due nella stessa posizione. No, va bene. O uno torna subito, o l'altro si toglie mentre quello sta tornando sotto palla e quello sotto palla si gira. Anche in 2v2, raga, in qualunque modalità non tornate sotto palla. Se tornate sotto palla vuol dire che è perché volete fare un'azione. Questo è ancora qualcosa che poi quel cretino Idago non ha capito. Buono, buono. Perché la meccanica c'è, manca il posizionamento. Cioè, non è che manca il posizionamento, manca posizionamento, movimenti rotazionali, manca un po' tutto quello che riguarda la testolina, Obra. Quindi ci dobbiamo mettere lì e dire, comincio a ragionare in partita, mi serve, è importante. Perché così saliamo molto più velocemente. Questa sul pallone ci sta, perché comunque il compagno non penso era molto vicino, perché dopo la battuta ha preso il boost, quindi sta più difensivo. Quindi là ci può stare, girarsi e tagliare. Ma infatti il problema non sono i tagli. Il problema è proprio la rotazione in generale. Cioè, no, più che la rotazione è il posizionamento. È la consapevolezza del compagno. Devi stare più attento. Qua tipo, quel tuo capacità di andare. Oh, 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 oh. Tutto il campo si è fatto. Uno sempre sul pallone e uno che sta dietro, in dubbio, è importantissimo. Tipo qui poteva, invece di andare tu dal tetto, potevi semplicemente mandare il compagno, perché era troppo centrale ormai per te. Qua devi, qua, questo è un momento in cui tu devi andare. Allora, fai questo contrasto. Comincia a ruotare largo, 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 ti pigli i bustini, ti pigli i bustini. Intanto sei il tuo compagno. Invece così continuate a girarvi in tondo. Intorno. In tondo. Cosa ho detto? In tondo ho detto. Vabbè, hai capito, voglio dire, no? Ah, quanto è rischiato. Capo di prendere prima il boost. Non andare per quel pallone rischioso. Che cosa mi spunta qua? Cose brutte. Allora, che stavo dicendo? Quindi, dato che meccanicamente ci siamo, serve più testa mentre si gioca. Quindi, se il tuo compagno è vicino al pallone, tu ti metti in posizione di passaggio, ma non troppo vicino a lui, cioè sempre stando difensivo. Se non c'è nessuno sul pallone, allora uno di voi due deve andare. Solitamente va chi è il più vicino. Però se quello sta tornando sotto pallone, allora o sapete... Che stavo dicendo? Che o sapete... Che se sta tornando sotto il pallone, allora ci devi andare tu perché lui sta tornando, ve lo dite perché parlate. Ma se non, non tornate sotto il pallone, stai tornando in porta, pigliate la laterale. Anche se c'è il boost dell'angolo, il boost del, quello, non me ne frega niente. Pigliate quelli piccolini e tornate verso il centro, o verso il muro se il pallone è al centro. Perché tornando sotto il pallone mettete in confusione il compagno. Non lo dirò mai abbastanza. E in più imparate a darvi spazio, perché non ve ne date, raga. Siete troppo bolci ai sogni, Detto questo, spero che ti sia servito e fammi sapere come va. Detto questo, ciao ciao. Just can't